Come abbiamo detto in più di una occasione, purtroppo le mascherine si limitano un po', ma non ci fermano nella maniera più assoluta. Nuova puntata di CarTube. Oggi abbiamo un giovane politico, un consigliere regionale, anzi per l'esattezza il vicepresidente della regione Toscana, Marco Casucci. Eccolo qui con noi. Grazie per l'invito. Grazie a te per essere ospite a bordo di questa puntata che sta per iniziare, quindi restate con noi, sigla e si parte. Andiamo. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. A bordo Marco, piacere. Tutto, qua. Tutto elettrico, tutto elettrico, ma non è come ha detto nell'ultima puntata Santino Cherubini che ci vuole la prolunga per andare. Ha fatto questa io mi sono occupato di treni a idrogeno ultimamente, una delle mie interrogazioni, c'è attenzione sempre all'ambiente. Parliamo subito di questo, ecco la tua sensibilità. Allora tanto voglio presentare Marco Casucci, che tutti conoscete come consigliere regionale della Toscana, secondo mandato, giusto? Sì, secondo mandato. Della Lega Salvini Premier. A metà del primo anno del secondo mandato. A metà. E quindi ormai insomma sei uno con una certa esperienza, insomma, hai già fatto 5 anni. Palazzo Panciati che lo conosco bene. Oramai sei pratico. Nato ad ottobre del 1975, quindi sei giovane, non il più giovane, giusto? Non il più giovane, però insomma sicuramente abbiamo anche una collega nel gruppo che è Elena Merini, che è molto più giovane di me, quindi che ha lo stesso capogruppo una decina d'anni in meno, quindi la Lega ha dei consiglieri giovani, tra questi c'è anche l'ex portiere della Fiorentina del Milan, Giovanni Galli che a Firenze è un'istituzione, insomma, non solo a Firenze, poi ha giocato nel Milan, ha giocato nel Napoli, insomma, ha vinto Coppa dei Campioni. Ha giocato con Diego Armando Maradona, ha giocato. Grandissimo. Mi ha raccontato degli aneddoti, sì, è stato molto molto interessante. L'umanità di Diego, cose ecco, rimangono ecco, tra loro a livello di amicizia veramente importante, ma lo stesso Giovanni devo dire che al di là della politica, che certamente ispira a ciascuno di noi le nostre idee, ma è una persona che ha un'umanità speciale. Sì, l'ha dimostrato, te lo posso dire, in un milione almeno di occasioni. Diego purtroppo ha lasciato anzitempo questo mondo. Ascolta Marco, allora io ho letto un po' la tua biografia, te ti sei dedicato all'azienda di famiglia fino ad un certo periodo della tua vita, e con grande passione poi tra l'altro, no? Perché è un'azienda legata all'agricoltura, pure, quindi certo. Insomma una cosa che contraddistingue una poi vita il nostro... una vita abbastanza complessa, allora, ne colgo l'occasione anche per raccontarla, per rendere anche un po', come dire, particolare anche questa puntata. Io ho iniziato a studiare come molta gente, si è trovato un po' fuori dagli studi e non sono riuscito a realizzarlo, ecco, quindi lo dico, non sono laureato, quindi questa è anche una notizia, perché insomma uno pensa dottor consigliere regionale, cioè io sono un consigliere regionale, lo dico, penso che la politica sia una disciplina talmente importante e bella che ecco, possa gratificare anche da quel punto di vista. Quando ho interrotto gli studi mi sono ritrovato a lavorare in un'azienda di famiglia con entusiasmo, con determinazione, anche perché insomma
Chi viene dalla montagna cortonese ama profondamente quei luoghi, quindi avere un'azienda di famiglia, il contatto con la natura, ma un po', ecco, essere un po' come dire l'ombelico del mondo, perché nell'agriturismo dei miei veramente ci sono stati sempre di tutte le nazionalità, cioè veramente nell'agriturismo dei miei si apprezza la vera tolleranza, ecco, questo lo posso dire, proprio è stato un piacere per me servirvi a tavola per anni e anni, ecco, io ho fatto questo. È un mondo che ha tutto un suo background, c'ha tutto, racchiude un grosso bagaglio, certo, culturale, no? Certo. Perché cioè, quando uno si dedica alla terra, guarda, abbiamo toccato questo argomento con Santino Cherubini, e lui ha esaltato la nobiltà proprio del contatto con la natura, con la terra, proprio un ritorno ad una vita, non voglio esagerare, però un pochino più spirituale che non di quella che... Diciamo più lontana un po' quella, il turbinio che oggi invece attraverso profondamente la mia esistenza, perché insomma sono sballottato a destra manca, per esempio stamattina da Terontolo sono arrivato a Lucignano, ho preso per Firenze, ora arrivo ad Arezzo, poi ritorno a Terontolo, poi domattina è tutta una nuova, diciamo, giornata. E quello che mi piace ricordare di quegli anni invece era proprio, ecco, l'attaccamento alla terra. Quando si parla di attaccamento alla terra, proprio essere proprio anche proprio molto concreti, molto pragmatici, persone capaci, ecco, di sviluppare quel senso che permette di portare avanti le aziende anche in territori difficili. Immaginate un agriturismo con ristorante a San Pietro d'Ame di Cortona, quando il primo centro abitato non è neanche in Toscana, ma è in Umbria, che è Trestina, per rendersi conto come è più lontana Cortona che Trestina da casa dei miei genitori. Io ci ho vissuto per un bel periodo, ho dato un mio contributo e poi mi sono lanciato nella... Ecco, cos'è che ti ha fatto scattare questa molla, cioè, questo amore per la politica e per la Lega poi, perché insomma è arrivato questo amore, perché qui quando parliamo dei politici, oggi purtroppo insomma è una cosa che può anche capitare, ma insomma oggi forse arriva con una maggiore frequenza, cioè il cambiare bandiera. Te hai sposato questa... Io sono questa 11 causa. Anni che vivo dentro questo partito e l'ho visto cambiare, ma ho visto, ecco, avere una sua evoluzione, un suo cammino che abbiamo portato avanti, abbiamo diciamo con responsabilità e serietà, non ci siamo tirati mai dietro le sfide, ecco, io mi ricordo sempre bene anche gli anni difficili, io sono entrato nel 2009, mi sembra nel dicembre 2009, gli anni difficili dopo, ecco, gli scandali che purtroppo segnarono quella dirigenza finale di Umberto Bossi, che non tanto dovute alla figura di Umberto quanto, ecco, a chi faceva parte del cerchio magico di Umberto. In quel periodo era veramente difficile fare Lega, portare avanti l'idea dell'autonomia che in un partito che era considerato, ecco, malamente, perché purtroppo erano successi degli scandali. Io questo lo posso dire, l'ex sindaco di Cortona Ferruccio Fabilli, quando fui eletto consigliere regionale, mi paragonò a un venditore di ombrelli nel deserto, ecco, una cosa del genere. Non era facile, questa me l'ero persa. Non era facile in quegli anni, ecco. Ecco, c'è stata una metamorfosi abbastanza importante, non dico profonda, ma insomma un'operazione di diciamo inquadratura della visione politica, insomma, differente rispetto a quella della Lega della prima ora. Te hai citato Bossi, ma insomma io che, diciamo, forse sono tra i più autonomisti che sono rimasti, perché insomma io porto avanti in Regione Toscana seriamente il tema del regionalismo, ma anche diciamo instaurando un rapporto, un dialogo anche con i regionalisti di sinistra, e potrei dire un nome su tutti, Titta Meucci, ecco, con la quale ho discorso ampiamente di questi argomenti, perché poi il regionalismo non è di destra o di sinistra, lo dico sempre, è un qualcosa che attraversa tutti. Ecco, io posso dire che sono stato però tra i primi. Questa, mi ricordo anche questo, ho piacere anche di ricordarlo perché mi permette, ecco, di ricordare anche alcuni episodi. Sono stato anche il primo che sono stato a Napoli nella convention di noi con Salvini, quando è partito proprio il partito. Ho voluto conoscere bene anche il sud, se l'idea autonomistica potesse attecchire, ci potesse essere, ecco,
un radicamento dell'idea di Lega. La Lega nasce dal territorio, dalla Lega dei Comuni, dalla Lega Lombarda, ma anche dall'idea di Lega Toscana. C'è stata anche in Toscana una Lega nel Medioevo, cioè proprio l'unire le autonomie, gli enti locali diciamo nella grande sfida di poter rappresentare un polo alternativo rispetto allo Stato centrale. Questo mi ha sempre affascinato, questo è quello che mi porta avanti, ecco, anche in regione, e che mi fa dire che sto bene in regione Toscana. Io ecco, posso dire che a me stare in regione mi piace, che riesco a portare avanti nelle mie idee. Io vorrei portare più competenze e più risorse, una razionalizzazione delle spese. Io mi muovo e mi muoverò sempre in questa direzione. Purtroppo il processo autonomistico si è un po', come dire, in questo momento arrestato, dovuto anche al periodo che stiamo vivendo. Come mai si è arrestato? Si è arrestato perché... Qualcuno dice che i poteri forti, insomma, influenzano non poco, no? Cioè per poteri forti intendo anche il sistema burocratico, che è mastodontico in Italia, è uno dei grandi problemi di questa... Secondo me si arrendo quella competenza con le relative risorse alla regione, credo che si possa risparmiare, quindi fare qualcos'altro con quei soldi risparmiati, perché oggi poi non si trovano le risorse, non si trovano i soldi. Purtroppo siamo in una situazione economica veramente preoccupante. Ho denunciato la desertificazione economica e sociale di molte aree, il rischio di infiltrazione. Preoccupante, fargli un complimento. Un complimento, sì, drammatica, perché, direi. Appunto. Direi drammatica. No, perché poi questo, ricordiamoci sempre che questa pandemia è arrivata in un momento già di grande crisi, quindi è andata a portare all'esaltazione anche i lati negativi come la crisi economica, insomma. Quindi, assolutamente. Quindi non si sa quando finirà, ma una cosa è certa: quando finirà, insomma, le conseguenze dureranno nel tempo. Saranno pesanti. Io ho denunciato, ho seguito un po' la denuncia del rapporto che è stato fatto dalla DIA e poi dalla Fondazione Caponnetto per i rischi di infiltrazione di criminalità organizzata anche in questa provincia, perché ci sono delle vallate dove purtroppo veramente siamo particolarmente esposti, la Val di Chiana, ma il Val d'Arno. Cioè, io posso dire che non so se faccio buona politica, ma che conosco ormai i territori, questo posso dire, perché non c'è comune, anzi direi non c'è frazione di comune dove io in questi 6 anni sono andato. Ecco. Questo lo posso dire proprio, penso, ecco, che se qualcuno non mi ha visto e vede questa puntata mi dica che non mi ha visto da qualche parte. è lui. Non ho problemi. Senti Marco, io volevo toccare un argomento abbastanza spinoso, perché proprio in questi giorni il presidente della regione Eugenio Giani è oggetto di attacchi a livello assolutamente mediatico e politico. E innanzitutto colgo l'occasione per esprimere, lo faccio qui, l'ho già fatto via Telegram insieme col gruppo, esprimere condoglianze per la perdita della madre di Eugenio Giani, che è avvenuta nel pomeriggio. Mi unisco. Che innanzitutto. Poi posso dire che in questo periodo sono stati fatti degli oggettivi errori. Puntare sulle categorie invece che sulla età ci ha portato ad avere purtroppo una percentuale di over 80 non vaccinata che ci relega al penultimo posto delle regioni italiane. Veramente qualcosa che non è andato. Io ho denunciato il caso, che tanto non è, io non voglio averla contro scanzio contro qualcuno, non mi è mai interessata la politica del contro qualcuno, proprio perché non sono io, a me piace la politica per qualcosa. Se si fa contro qualcuno vuol dire che c'è un interesse personale, se la fare per qualcosa. Mi sarebbe piaciuto ad esempio che fin da subito tutti sapessero dell'esistenza delle liste dei panchinari, ecco, quello mi sarebbe piaciuto oggettivamente, perché per un periodo c'è risultato, e così è stato detto ad esempio dal Tirreno, che quelle liste erano liste ufficiose, e questo non va bene. Io ho presentato un'interrogazione per fare chiarezza su questo, così come sono stato contattato dai genitori della bambina di Pratovecchio Stia, che sono andati a chiedere di fare il vaccino attraverso il portale, sono andati all'ospedale di Careggi, il vaccino non gliel'hanno fatto. Cioè, bisogna... Ecco, te hai fatto un'interrogazione proprio specifica, no? Su questo caso. Su entrambi i casi. Posso dire che poco
poche ore fa, penso neanche un'oretta, insomma, diciamo, ho fatto protocollare in regione una interrogazione su un ulteriore caso, ecco, che a me sta a cuore, l'ho già portato per Arezzo, lo sto portando per il Casentino, e purtroppo anche l'ospice del Casentino e le cure palliative sono state retrocesse dal secondo al primo livello, quindi ecco, si sta tornando indietro anche in questo. Quindi questa è una cosa veramente incredibile, cioè da quanto è inaccettabile. Allora, specifichiamo che cos'è l'hospice, per far capire ai nostri amici che ci seguono da casa, cioè sono quei malati terminali che vengono assistiti fino al termine della vita, della dignità della morte, no? Esatto, è una struttura che ha un'importanza fondamentale. È segno di civiltà di una terra. Dico di una terra. Qui ad Arezzo l'hanno inaugurato l'hospice 3-4 anni fa, ma ci hanno cambiato 3-4 volte di posto. Ora mi è arrivata la notizia del Casentino, dove purtroppo prima ci risulterebbe, ecco, che ci sia questo passaggio, perché da sempre c'è stato un servizio H24 garantito dal pubblico, e oggi invece si ipotizza un ambulatorio, la telemedicina, mi sembra che si sta tornando indietro con il problema del Covid, che dal mio personale, per carità, però cerchiamo di tenere in vita, di lavorarci sotto questo profilo, perché insomma qualcuno se la deve fare un po' delle domande. Io Casucci è prestato alla politica nelle istituzioni dal 2015, ma quando non ci sono gli anestesisti qualcuno ha delle responsabilità. Questo è un problema notevole. Quindi anche gli infermieri diciamo scarseggiano, cioè ci sono dei problemi. Trovare qualcuno che possa fare, ecco, l'ortopedico è un'impresa, non si trova il personale. Allora qui secondo me è stato fatto anche troppo clamore intorno alla vicenda Scanzi, quando io l'altro giorno ho letto un articolo che specificava bene che in questo momento in Europa, in particolar modo in Italia, si stanno vaccinando le persone sbagliate, perché siamo al 5% all'incirca della popolazione vaccinata, in Inghilterra siamo al 5,5, quindi vuol dire non è che in Inghilterra abbiano fatto, però sta di fatto che la mortalità in Inghilterra è vicino allo zero. Da noi ancora si oscilla tra i 300 e i 500 morti al giorno. Un altro problema che deve essere risolto è l'arrivo dei vaccini, però, perché insomma ancora per il momento io sento l'azienda, non arrivano. Bisogna tradurre le parole in fatti, perché vedete, è fondamentale. Ora cerchiamo di uscire da questa pagina dolorosa e tragica. Qualche sbaglio a livello di persone da vaccinare è stato fatto sicuramente. È poco, ma io sicuro. Lo dico anche, dal mio punto di vista veramente si poteva fare decisamente meglio. I dati parlano chiaro, hanno un loro linguaggio che non è contestabile. Ecco. Ho visto il governatore ultimamente, ecco, come dire, perdere un po' le staffe anche nel corso di interviste, perché insomma è una situazione pesante. Noi la prossima settimana porteremo la richiesta di una commissione speciale. La commissione speciale è una commissione che possa veramente occuparsi di questi argomenti in seno al Consiglio regionale. Non è tanto una commissione d'inchiesta quanto una commissione che possa proprio trattare di questo. Penso che sia opportuno il coinvolgimento di quella che è la minoranza in questa pagina, perché se si vuol fare il governo di unità nazionale, poi dico almeno una commissione dove tutti quanti diciamo la nostra sul tema delle vaccinazioni, penso che anche in Regione Toscana penso che sia qualcosa oggettivamente da fare. Sono poco convinto, lo dico, sulla istituzione immediata di una commissione d'inchiesta. Le commissioni d'inchiesta vanno fatte dopo che si sono concluse le pagine in corso. Mi sembra un po' alquanto, ecco, difficile poter individuare delle responsabilità. Cerchiamo di fare buona politica, di portare a casa il risultato, che è quello di fare il più possibile alle vaccinazioni. A noi interessano i fatti. Allora, speriamo ovviamente che ci sia una svolta, perché è passato più di un anno, siamo ancora
a contare in certi giorni anche 500 morti, c'è una cosa inaccettabile. Poi ripeto, poi oggi in Toscana siamo quasi a 1650, sì, veramente se eravamo 251 siamo 268 oggi, per la percentuale, quindi siamo ampia, sempre più in zona rossa, ecco, come Allora Marco Casucci, che cosa fa nel suo tempo libero? Come passa il suo tempo? Allora, la domanda. Marco Casucci, scusa, ho sbagliato. Nel senso che andrebbe fatta prima la domanda. Marco Casucci ha tempo libero? Difficilmente lo trovo. Devo dire una cosa, che ultimamente con Donatella siamo andati almeno due volte, per me è un'impresa, e non è che abbia il fisico d'atleta. Siamo andati a fare un giretto, ecco, intorno a casa, in bicicletta. La bici. Sì, siamo ritornati fuori, ecco. Quando è stato consentito abbiamo fatto bene. Un mio carissimo amico ha cercato per mesi di comprare una bicicletta da uno dei tanti biciclettai qui ad Arezzo, erano completamente esaurite, cioè c'è stato questo boom, e tra l'altro anche le moto e biciclette sono tra i pochi settori che si salvano durante questo. Anche bisogno anche di evasione un attimo. Certo, a me piaceva andare a visitare delle mostre, dei musei, purtroppo fermo anche quello. Anche questa è una cosa veramente brutta, i musei, i teatri. La cultura in Italia, ragazzi, è il tutto. Cioè, noi bisogna cercare di fare buona politica culturale, mi permetto. Quando sarà finita questa pagina della pandemia, buona politica culturale e turistica è il volano principale. Poi io, lo sapete che sono molto legato anche alla produzione manifatturiera, perché insomma sono tra quelli che dico che non si può campare soltanto di turismo, ma il turismo è un pilastro della nostra, ecco, vita, lo dice uno che insomma viene da Cortona, quindi è logico. Allora, noi ci lasciamo un attimo perché è finita la prima parte, restate con noi, torneremo tra poco a bordo della nostra Nissan Leaf in compagnia di Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale. A momenti facciamo cozzi, ma insomma, vabbè, è lo stesso, più un attraversato, che tra l'altro questo è senso unico, andrebbe spiegato a questo fenomeno. Va bene, a tra poco! Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Eccoci alla seconda parte di Car Tube, sempre in compagnia, non è sceso ancora, nonostante gli abbia fatto una lunga, interminabile sequenza di domande, no, a parte scherzi, abbiamo fatto una prima parte di trasmissione molto interessante in compagnia di Marco, e la cosa che ti voglio chiedere è legata un po' questa energia alternativa. Noi ci teniamo molto, però non solo tanto per dovere di sponsor, ma in quanto insomma stiamo viaggiando su una autovettura che ha impatto zero, completamente zero, perché questa, la Nissan Leaf, è una vettura che è alimentata solo a batteria elettrica, sembra veramente di essere in un'altra dimensione. Argomento centrale, fondamentale, ecco. Io condivido molto l'esigenza di investire in termini di transizione ecologica, quando si vuole parlare, no? Di digitalizzazione e transizione ecologica, perché il Covid qualcosa ci dovrà insegnare, questo è fondamentale.
basta inquinare diciamo, senza la consapevolezza di quello che può costare in termini, ecco, di salute, di vite, basta. Cioè, io mi sono occupato del tema dei treni idrogeno, dove purtroppo anche in Regione Toscana siamo ancora allo stato embrionale, sono stati fatti dei Ecco, progetti, ma come mai l'idrogeno non ha attecchito più di tanto? Come mai? perché ancora, malgrado si faccia assai spesso dell'ideologismo ambientalista, poi quando si va a vedere gli argomenti che li vedi, purtroppo non si fa poco, ecco, quando uno, cioè, si parla di. Mi sono risposto così, che siamo ancora indietro ai primi progetti del 2017-2018, quando penso che entro il 2023 ci dovrebbe essere la prima tratta idrogeno in Lombardia, nella Valle dei Camuni. Diciamo, mi sembra, ecco, che qui siamo oggettivamente indietro. E invece il tema secondo me è importante anche perché questo mi consente di parlare un po' anche di un altro pallino che ho io. Io vorrei che tornassero i treni in tutte le vallate della provincia d'Arezzo, perché c'è una vallata dove i treni non arrivano. Questa vallata è la Val Tiberina, la No. Val Tiberina completamente tagliata. C'era una volta il treno. C'era una volta il treno e io farò di tutto, non so, diciamo, i cittadini penso che lo sappiano, lo sanno bene quanto sia testardo, farò di tutto perché tornino i treni fino a Sansepolcro, e anzi che si ipotizzi di avere lo sfondamento verso nord, verso Arezzo, che sarebbe quanto mai importante, molto più agevole. Però se ne parla veramente da tanto, tanto, Se ne parla tanto da tempo. tantissimo tempo, Sì. certo. Però posso dire una Come mai non... cosa, che insieme con Enrico Melasecchi, che è l'assessore regionale dell'Umbria ai trasporti, si è già fatta una prima pagina importante, che è la fermata di Frecciarossa a Teronto. Sì, questa è stata una data importante. Siamo riusciti veramente ad avere la seconda stazione con la fermata dell'alta velocità in provincia d'Arezzo. Penso che, non credo di dire una esagerazione, ma di essere tra le poche, se non la provincia in Toscana, ad avere due stazioni di fermata di Frecciarossa. Andrebbe verificata come notizia, ma penso che, insomma, è importante. E con Enrico Melasecchi parlo lungamente, ecco, della possibilità di far tornare i treni, perché ora sono arrivati un po' le risorse e quindi potrebbero veramente, dovrebbe essere stimata una cifra di 108 milioni di euro per riattivare tutta l'ex ferrovia Che poi, centrale scusa, il tracciato già c'era. Umbra. Sì, C'è, infatti nel senso, la, va ripristinato il il tracciato. pensiero che ha Melasecchi, quindi ce l'ho anch'io, è che essendoci stato, ma poi non essendoci più stato, possono essere in corso dei lavori ulteriori. Ecco, quella è un po' la preoccupazione, che la 100 milioni, 8 milioni potrebbero lievitare. Ecco, Ma... è un po' quella, però 108 milioni ci sono. Finalmente ci sono, e quindi su questo potrebbe, diciamo, dal nostro punto di vista è già una buona garanzia. Poi qui Mamma mia. ci troviamo di fronte a un luogo dove io Io non so più come chiamarla perché ha cambiato già due nomi, ha quindi. cambiato Comunque era Banca la Etruria, la nostra Banca Etruria. ba Banca Etruria, Mamma, dove fate guardare per favore. Che dolore. È un dolore incredibile. Lo sai bene che, diciamo, c'è una mozione a mia prima firma iscritta all'ordine del giorno in Consiglio regionale, dove chiede espressamente un impegno nei confronti del governo perché si attivi appunto presso la Commissione europea per ristabilire giustizia, perché la Banca Etruria, da quello che è stato detto anche ultimamente da Maccarone, il presidente fondente bancario, al processo qui per Banca Etruria, la banca poteva essere salvata, perché un'altra banca è stata salvata, non erano aiuti di Stato, e questo grida vendetta. Io chiedo a tutti, veramente, chiedo a tutti, non c'è colore, faccio un appello pubblico molto sentito, di portare di nuovo questo argomento, perché gente che ha visto perdere proprio le fatiche, le risorse che venivano dalle fatiche di una vita, meritano giustizia. Io non posso soltanto portarlo io questo argomento, lo dico in termini chiari: chi ha voglia mi troverà disponibile a portare avanti questa battaglia, perché Questo è un altro tuo è una cavallo di battaglia che battaglia. sta portando avanti Sì, poi lo con sappiamo, grande determinazione. il passaggio anche da UBI a B, per quanti disagi ha provocato. Io ero stato tra quelli che, insomma,
l'aveva avvertito, so che addirittura proprio ci sono stati proprio dei problemi proprio per i clienti della banca in questo periodo, cioè, queste continue trasmigrazioni poi veramente sono inaccettabili perché creano proprio dei continui disagi, cioè, quasi fusioni sopra fusioni, cioè, io vedo una piramide rovesciata, cioè, il vertice non è più l'economia reale, diciamo la base non è più l'economia reale ma è l'economia finanziaria e questo non va bene perché il nostro territorio è un territorio che produce proprio materialmente, noi siamo quelli che siamo bravi per la creatività, è questo che bisogna cercare di riprendere totalmente, questo non è destra o sinistra, questa è una questione proprio di identità nostra. Non so se hai mai fatto questa riflessione, ma mettiamoci un attimo nei panni di una persona che magari, che ne so, 15 anni fa è partita ad Arezzo per andare a lavorare all'estero, certo. E oggi il punto in bianco ritorna, ecco, che si trova davanti a sé una realtà completamente, ma completamente diversa, sottolineo stravolta. Certo. No, questo forse noi non ce ne abbiamo. Non ci abbiamo un po' fatto l'abitudine, brutto, no, dire questo, noi, però noi siamo come quei pesci dentro l'acquario che non si rendono conto che l'acquario è cambiato. Ha fatto un esempio che più calzante di così non può essere. Cioè, secondo me bisogna innanzitutto ripulire pure l'acqua. L'acqua è torbida. A me l'acqua torbida non garba, per essere chiari, quindi non è che cercare, ma come mai in Italia è sempre così complicato fare qualsiasi cosa? Cioè, una cosa... Perché io faccio uno dei tanti esempi, ma se ne potrebbe fare un milione. Qui tiri la fuori due mari, la due mari, vai, te do un altro asset. Cioè, anche la due mari io. Ma quanto se ne è parlato? Io ero piccolo. Se ne parla da una vita, ora c'è il commissario, vediamo un po' con il commissario, perché quando in Italia qualcosa non va, si nomina il commissario e siamo un paese di commissari. Adesso c'era anche il commissario Montalbano, quindi è chiaro. Però a parte battute, cioè, io non conto gli atti che ho presentato su questo argomento. Cioè, occorre fare di più, ma io dico anche la mia perché è quella che faccio di più, la strada regionale 71. Cioè, veramente. Consideriamo che ancora rimangono a livello progettuale le ultime varianti. E dal 2014 che in Val di Chiana non si fa diciamo un qualcosa per la strada regionale 71, che è una delle strade più pericolose della Toscana, mi sembra la quarta più pericolosa per numero di incidenti. Dal mio punto di vista veramente non ci siamo, ecco. Cerchiamo di riprendere forza come provincia, perché voglio aspettare una lancia, un momento, per il fatto che finalmente non sono più solo, almeno per il fronte alternativo al Partito Democratico, Regione Toscana. C'è Gabriele Veneri che mi piace ricordare perché è una persona veramente con la quale mi ci trovo molto bene, perché insomma siamo gente del persona fare, molto intelligente, del grande fare. Imprenditore, quindi voglio tanto di cappello, no, veramente, al di là di come uno la pensi, questo lo dico chiaramente, cioè, a me piace parlare con le persone che hanno fuori i territori e hanno un'apertura mentale, si può sbagliare, però al tempo stesso è comunque, cioè, non sono manicheo di qua c'è il bene e di là c'è il male, a me piace il confronto nell'interesse della mia terra, quindi questo posso dirlo, anche perché c'è stato fondamentalmente insegnato anche così nella Lega dove sono cresciuto, perché io lo dico sempre anche a chi arriva in Lega dei nuovi, io mi ricordo sempre una volta che in Regione Lombardia, dove sono stato tanto tempo, e sentì parlare una delle prime volte il segretario della Lega Lombarda e disse: i miei sindaci, era Paolo Grimoldi, mi sembra intorno al 2016, disse questa frase: i miei sindaci, per i miei sindaci non intende i sindaci della Lega, intende i sindaci lombardi. E questa è la mentalità. Io vedo ad esempio, sono ottimi amministratori anche del centro-sinistra.
non è che si guarda diciamo, a dove è collocato, si guarda a come sta facendo. Certo, alcune idee che non condividono portano a peggiorare l'azione amministrativa, è un po' questo. Cerchiamo anche di trovare una visione alta delle diversità, del confronto. Io non vorrei, ecco, trovarmi con qualcuno che ci etichetta, no? Ora c'è anche la facile etichetta, il leghista, no? Mi piacerebbe farla conoscere la mia Lega, la Lega Veneta, la Lega Lombarda, a livello amministrativo, le capacità. Io a volte vado a visitare delle aziende importantissime del nostro territorio con 200-300 operai e la domanda che faccio è questa: ma della politica qui chi avete visto? Chi c'è stato? Molte volte mi dicono poco o nessuno. Io invece vedo Zaia che in Veneto penso abbia girato anche lui veramente tutto, e questo fa la differenza. Ecco, questo Zaia che fa la differenza. Non è una figura nuova, no? Zaia, certo, è un personaggio che ormai gravita all'interno del panorama politico, insomma, da diversi anni, però è una figura che sta emergendo. Si parlava di Zaia anche come una possibile alternativa a Salvini in vista di ipotetiche elezioni politiche che poi dopo non ci sono state per le note vicende. Poi mi dirai anche cosa ne pensi di questo governo Draghi. Sì, assolutamente sì. Lì facciamo il finale. Assolutamente sì. No, Zaia è un grande amministratore, è stato bravo come ministro dell'agricoltura, poi in Veneto ha fatto la differenza. Questo si può dire, anche a livello per quanto riguarda la sanità, penso che sia stato uno dei migliori governatori nella gestione della pandemia. Ecco, non è facile. Io vedo che, insomma, quando succedono questi fatti non è facile, ecco, affrontarli, però Zaia è riuscito ad individuare, ecco, delle buone soluzioni, quindi sembra una persona molto pratica. Io ho avuto modo di intervistarlo una volta al Vinitaly a Verona, era lì che girava proprio, infatti mi è venuto subito in mente quando dicevi che gira attraverso le aziende, era lì che insomma, faceva visita nel padiglione del Veneto, ma non solo, anche fuori. Ma è stato importante anche per salvaguardare il nostro Brunello anni fa, è stato fondamentale quando era ministro dell'agricoltura. Quindi Salvini è il leader politico, è quello che riesce a condurre il nostro partito, la nostra gente laddove, ecco, è bene, ecco, andare con nel periodo che stiamo vivendo. Il governo Draghi è un gesto di grande responsabilità verso il nostro paese. Cerchiamo di dare il nostro contributo, diciamo, cioè, per far sì che si possa il prima possibile uscire da questo stato drammatico di cose. In me trovate una delle persone che più ha capito il senso dell'operazione politica, perché non è facile. Era facile stare fuori, era facile, diciamo, come dire, partire all'attacco con un'opposizione, ma in questo momento credo che sarebbe stato fin troppo banale, fin troppo elementare. In questo momento occorre rimboccarsi le maniche, occorre provare a fare, ecco, che arrivino questi benedetti vaccini, che è fondamentale, e che si possa ripartire il prima possibile, che la nostra economia veramente è messa a dura prova. È stato anche il popolo produttivo che vota Lega a portare Matteo a questo, e questo Matteo è stato veramente, dal mio punto di vista, ha dimostrato una grande generosità, un grande amore per il proprio paese. Speriamo tutti che questa operazione possa ripagare non tanto la Lega quanto gli italiani, che ne abbiamo tutti veramente. Direi che gli italiani vengono prima della Lega. Assolutamente. Senti, di Salvini, che è sicuramente un animale politico, però un pochino atipico, no? Ogni tanto c'ha qualche uscita che è stata criticata, tipo, insomma, il Papete, tipo anche quel filmato che ogni tanto
gira in rete, no? Te lo dico io sono per parte di madre meridionale, ne sono estremamente orgoglioso perché insomma la Meridione è legato insomma, una parte del mio ricordo insomma, dell'infanzia. Ho tantissimi amici e c'è ancora quel calore, quella umanità che forse nel nord Italia non, senza forza insomma, non si trova. Però ecco questo Salvini che tempi ancora quando era un signor nessuno che cantava dentro quel pub contro i napoletani, qualcuno a Napoli insomma non se ne è mai scordato questa cosa. Ecco, è una pagina di una fine serata di Pontida e diciamo, ovviamente è come dire, da contestualizzare in quel momento. Per quanto riguarda ecco, il Papeete, questo è un paese che lo dico sempre, no? Prima ti deridono, poi ti combattono, prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. È facile etichettare, è facile classificare, no? Come quello del Papeete. Cioè, No, è ovvio che da Salvini non è solamente prima, però voglio dire, una parte politica. Matteo è un Marco. giovane, è una persona che ha voglia di vivere, una persona che insomma, è veramente capace di portare un partito, è stato capace di portare un partito esanime Ma questo è indubbio. a un grandissimo Ha dei consenso. risultati che Dei nessuno si risultati. sarebbe mai aspettato. Poi io voglio dire, parliamoci chiaro, ci sono già l'azione di Salvini già si vede e si è vista nel nostro territorio per alcune battaglie fondamentali che hanno permesso, secondo me, dei risultati veramente notevoli. Ricordiamoci che poche settimane fa è stato archiviato il caso Freddy Pacini grazie alla legge di Matteo Salvini. Questo comincia, oltre ai numeri che abbiamo avuto di contenimento del fenomeno migratorio quando c'era Matteo che ha rischiato in prima persona per la propria libertà e sta rischiando. Ecco, questo è un paese veramente, come dire, che certe pagine poteva condurle meglio. Ecco. La responsabilità, ho sentito le dichiarazioni Cioè, io ti ho citato questo episodio perché insomma a me mi ha fatto un pochino riflettere, insomma, ripeto, per la carica, l'importanza della carica che ha, poi dopo è chiaro che, cioè io mi riferisco a Papete, poi Sì, dopo è chiaro che Salvini indubbiamente, indubbiamente. dentro un pub quel filmato sarà ma sì, più di 10 anni fa sicuramente, insomma. Però è chiaro che insomma, oggi, oggi poi c'è Fatemi anche. fare una battuta, ultimamente lo vedo molto di più in giacca e cravatta e proprio molto elegante e molto preciso che con la felpa. Abbandonate le felpe, anche perché sta venendo il caldo, vi dico, questo tipo di. la felpa la vedo un po' dura. Allora, io ti faccio le ultimissime domande legate al territorio. Te sei cortonese, insomma, quindi Cortona ha sempre rappresentato un'eccellenza anche dal punto di vista diciamo, culturale. Ha sempre avuto una marcia in più rispetto a tutte le altre realtà del territorio aretino. Ecco, si è saputa valorizzare, ora brutto dirlo, vendere, però insomma diciamo che è una tappa che viene prima di Arezzo, nonostante Arezzo ci siano delle Innanzitutto, fa grandi innanzitutto faccio tesorie. presente che ormai sono, come dire, sempre più legato a tutta la provincia Ovvio, ovvio. Ma era una curiosità che ti volevo e togliere. do anche la notizia che sto cercando casa insieme con la mia fidanzata, futura moglie, ad Arezzo città, quindi mi sto di fatto trasferendo. A Cortona è stata in grado di valorizzare ampiamente il proprio patrimonio storico, culturale, artistico e di Questo è un grande merito. e di fare forza su ecco, dei successi come è stato ecco, sotto il sole della Toscana, il libro di Francis Mayes, lì è stato veramente capace di cogliere il momento. Il Toscan Sound Festival, ci sono stati negli ultimi anni veramente dei risultati importanti e posso dire che sto portando avanti dei progetti che poi quando sarà il momento saranno ecco, resi noti che porteranno di nuovo Cortona
alla ribalta. Posso dire semplicemente un evento che secondo me sarà importantissimo quando usciremo dal Covid, una mostra veramente notevole per i 500 anni dalla morte di Luca Signorelli, che sarà un grandissimo, grandissimo evento per, non solo per Cortona, ma per tutta la provincia. Ma ci sono anche altre idee in cantiere, perché ecco, Cortona veramente consente di fare tanti tipi di turismo, questo diciamo, c'è attenzione, c'è sensibilità. Mi sento di ecco, poter dire che collaboro molto bene con Francesco Attesti, vice sindaco di Cortona, e per me ecco, è fondamentale una collaborazione continuativa con le amministrazioni, con tutte, da Castiglia Fiorentina dei Marianielli a Cortona Luciano Meoni, ad Arezzo dove ho i miei assessori Alessandro Casi e Monica Manneschi. Siete un bel gruppo, dai. Sì, molto affiatato. E dove c'è soprattutto, e questo mi sento ecco, di concludere così, c'è anche Tiziana Nisini che Tiziana Nisini che grande combattente. Una grande combattente che ha avuto questo riconoscimento, questa, ecco, questo risultato straordinario anche per noi, che è la sua nomina al sottosegretario. Allora ringraziamo Marco Casucci, noi da dove siamo partiti siamo arrivati, cioè alla concessionaria Nissan Tosoni Auto, grazie a Marco Casucci. Grazie l'ultima cosa è il selfie d'ordinanza che naturalmente pubblicheremo all'interno dei social, lo vedo un po' bruciati perché insomma, abbiamo il sole in fronte, ecco così, perfetto, sorridiamo, doveroso, gli social. Assolutamente. Vale. Allora, avrei avuto tante altre domande da farti, però insomma abbiamo... Ho anche parlato tanto, quindi dai, possibilità di domande si sono ridotte per il mio... Grazie, alla prossima. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato.